Paolo Balduzzi, editorialista del Messaggero. Paolo, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi. Con qualche passaggio, diciamo così, nel mio riassunto, insomma, di quello che è accaduto in questa pausa di diretta per quanto ci riguarda, ho accennato alla situazione che riguarda i vaccini, alla situazione che riguarda la variante Delta, e con Paolo vorremmo affrontare due temi. Il primo è proprio quello che vedete anche nel nostro titolo, insomma, Green Pass sì, Green Pass no. Si fa un grande discutere, un gran parlare della possibilità, insomma, che il nostro governo, come inizialmente la Francia aveva lanciato come idea, quella di poter accedere a determinate strutture, servizi, ristoranti, cinema, eccetera, eccetera, con l'utilizzo del Green Pass, senza il quale invece non si potrebbe accedere appunto a questo tipo di strutture e di servizi. Per qualcuno è un limite alla libertà importante, eccessivo, per altri invece l'unico modo per scongiurare, l'unico modo no, ma uno strumento utile per cercare di scongiurare questa, diciamo, anche clima di panico che sta tornando a essere forte per quanto riguarda la diffusione della variante Delta. Poi in realtà ci sarebbero magari anche dati e ragionamenti da fare più a livello medico, ma non è questo il caso. Insomma, Paolo è un economista, insomma, insegna economia anche all'Università della Cattolica, quindi insomma non ci addentreremo su questioni legate all'ambito medico. Cerchiamo di capire se questa soluzione, cioè del Green Pass come strumento quasi esclusivo per poter accedere a una buona parte di servizi e quindi continuare a poter usufruire delle libertà in atto, insomma, non complete come avviene nel Regno Unito, ma comunque poi all'interno di in un periodo importante e delicato come quello estivo, sia una buona idea, o se invece chi ci obbliga a prendere il Green Pass ci limita la libertà e non è giusto, non è corretto, siamo tornati in qualche modo a diciamo negli anni in cui non si potevano fare determinate cose e ci venivano imposte determinate soluzioni da chi ci governava. Ti chiedo a questo punto, da osservatore, Paolo, qual è il tuo punto di vista? Sì, come dicevi tu, io rispondo da economista e un po' anche da studioso appassionato della Costituzione. Se vuoi. È vero che il Green Pass è una limitazione della libertà, ma la domanda corretta è ragionevole ridurre la libertà quando ragioni di salute pubblica lo richiedono oppure no? Quindi al di là poi delle scelte specifiche fatte, che farà il nostro paese rispetto a dove applicare il Green Pass e dove non applicarlo, con quante dosi si può accedere e con quante invece no, mi sembra più rilevante, anche più interessante, la questione squisitamente costituzionale, cioè il Green Pass è costituzionale oppure no? Io penso che da questo punto di vista, da profano, se volete, delle dinamiche politiche, da un certo punto di vista, la cosa giusta da fare è introdurre il Green Pass e introdurlo come elemento che preclude la possibilità di usufruire di determinati servizi, quindi di introdurlo come limitazione di un diritto, nell'attesa che un giudice a un certo punto in una delle sue attività sollevi la questione alla Corte Costituzionale. Così sarà la Corte Costituzionale, certo non mi immagino che accadrà dopo due settimane dall'introduzione del Green Pass, ma avremo a un certo punto una decisione della Corte Costituzionale che ci dirà il Green Pass è costituzionale o non è costituzionale. Se il Green Pass è costituzionale, cioè se la Corte Costituzionale riconosce che nella nostra Costituzione è giusto ridurre un certo tipo di libertà per garantire la salute pubblica, allora non ci saranno più argomenti da parte di chi dice che è troppo limitativo delle libertà, perché la Corte Costituzionale dirà che non è vero. Al contrario avranno ragione quelli che dicono che è troppo limitativo. Secondo me qui c'è sempre anche una questione di comunicazione, se vogliamo, cioè al di là della questione di contrasto della variante Delta, probabilmente il governo, il legislatore avrebbe potuto
usare un approccio, non so se più efficace, ma almeno se vogliamo più simpatico, più accettabile, sì, per cui non limitare i diritti a chi non vuol farsi il vaccino, che è comunque vista come una posizione liberticida, eccetera, eccetera, tutto quello che vogliamo, ma in qualche modo premiare chi il vaccino se lo fa. Adesso ci sono state anche delle scelte molto originali in giro per il mondo, no? Ricordo gli Stati Uniti, la birra gratis, la marijuana gratis, no, non dico di arrivare a queste tra virgolette sciocchezze, che poi sono efficaci, non sono così tanto sciocchezze, ma dei meccanismi di spinta gentile o di nudge, come si dice in letteratura, per cui il fatto, io non ti obbligo a farlo, però se lo fai hai un po' la vita semplificata, diciamo. Che vuol dire ti riconosco che tu stai facendo per qualcosa per la comunità, hai questo riconoscimento. Se non lo fai, va bene, non cambia niente per te e basta. Il Green Pass effettivamente è una misura che limita le libertà, quindi diciamo una misura negativa da questo punto di vista. A me, come dire, personalmente, ma sono il cittadino Paolo Balduzzi, non sono neanche l'economista Paolo, il cittadino Paolo Balduzzi non ci vede nulla di male, ma il cittadino Paolo Balduzzi dice il legislatore, o meglio ancora è la Corte Costituzionale che ci dovrà dire se questo Green Pass è costituzionale oppure no, dopodiché chiudiamo la discussione e ci affidiamo alla Corte. Come a dire, è improbabile, forse impossibile che coloro i quali sostengono il Green Pass riescano a convincere chi invece sostiene che, come hai detto tu, non concedere, togliere diciamo determinate libertà a chi non si vaccina è errato. Sono due posizioni che non riusciranno mai a incontrarsi, anche se magari una delle due parti mostra e cerca far capire che la Costituzione consente un determinato approccio piuttosto che un altro, comunque le due posizioni resteranno invariate, e allora tanto vale coinvolgere direttamente la Corte Costituzionale, dare il via a questo Green Pass, perché comunque sia è ragionevolmente probabile che con l'introduzione del Green Pass, peraltro insomma si parla del via libera a partire da agosto, comunque dal prossimo lunedì, davanti a quello che dirà la Corte Costituzionale, a quel punto non ci si potrà più attaccare a nulla, quantomeno sul fronte se è costituzionalmente corretto oppure no. C'è da dire poi sulla questione della comunicazione, Paolo, che mi pare di aver capito dal tuo pensiero è che in questo momento ci sta più, in generale, sta passando più il messaggio che chi non si vaccina è colpevole, tra virgolette, invece che far passare il messaggio chi si sta vaccinando merita sostanzialmente non dico dei privilegi, ma comunque ha diritto a determinate libertà che in una situazione di epidemia importante come questa, a parità di non di nessuna vaccinazione, nessuno potrebbe accedere. Evidentemente sta passando questa comunicazione, Paolo. Peraltro, in aggiunta, c'è da dire che i contagi della variante Delta stanno aumentando, e quindi in qualche modo chi sostiene che insomma vaccinandosi non cambia nulla se ti vaccini o no, perché la variante Delta sta comunque aumentando di importanza, e allora ecco che chi è contro il vaccino tende a farsi sentire ancora più forte, cioè non dice semplicemente per noi non è giusto limitare la libertà. Inoltre c'è da dire che la variante Delta aumenta, nonostante c'è anche questo messaggio, insomma, passa che siamo quasi tutti vaccinati, in realtà la maggior parte credo che abbia fatto una dose, insomma, sul fatto che siamo tutti vaccinati, quantomeno in Italia, per non parlare dell'Europa, anche qui occorrerebbe una comunicazione più importante. Dal tuo punto di vista su questo punto come la vedi? Allora, sulle vaccinazioni io direi che siamo abbastanza a buon punto, nel senso che gli anziani che sono stati i primi a essere vaccinati, e tendenzialmente tutti con AstraZeneca, hanno quasi tutti richiami già in questo periodo.
i più giovani, e io voglio ricadere nella categoria più giovane, ma sì, dai, che l'hanno fatto che l'hanno fatto più tardi, stanno avendo in queste settimane il richiamo per dei vaccini appunto diversi, no? Moderna, Pfizer, eccetera eccetera, quindi credo che queste settimane siano cruciali per la copertura, come dire, più solida. Dopodiché i dati sulla diffusione del vaccino non li conosco bene. E credo che questa discussione, benché sarebbe più opportuno che fosse basata sulle statistiche, cioè qual è il rischio di ammalarsi e di far circolare il virus col vaccino, qual è il rischio di ammalarsi e far circolare il virus senza il vaccino, qual è il rischio di avere danni gravi senza il vaccino o con il vaccino. Tutte queste discussioni dovrebbero essere basate esclusivamente su dati statistici che dovrebbero convincere la popolazione. Tuttavia questo io credo che non avverrà mai per due motivi. Il primo è che non tutta la popolazione è in grado di capire la statistica. Insomma, non lo dico da, come dire, in maniera da snob, no? Sì, da arrogante, semplicemente insomma, ci sono delle competenze che non sono così diffuse, se vogliamo per colpa della scuola, se vogliamo per responsabilità personale, eccetera eccetera, ma se non ci sono, non ci sono, quindi non si possono insegnare in due settimane. D'altro canto, al di là della competenza statistica, ci sono poi posizioni che sono ideologiche su questo, e la posizione ideologica non si ferma neanche davanti all'evidenza scientifica e statistica, perché non si crede a quel punto alle fonti, no? Se io sono contrario, io penso che i vaccini facciano sempre male, penso anche probabilmente che esista un piano per correggere le statistiche. È per quello che secondo me bisognerebbe forzare un po' la mano, costringere in qualche modo, a un certo punto arriverà colui che non può entrare al ristorante perché non ha il Green Pass e farà una causa, e il TAR di turno chiederà alla Corte Costituzionale di risolvere la questione, e finalmente avremo una decisione su questo. Dopodiché, se non ti piace la Costituzione del paese dove abiti, puoi valutare anche di cambiare paese, in un caso o nell'altro, no? Perché magari viene fuori che la Costituzione impedisce l'inserimento di una misura come il Green Pass. Certo. Beh, poi insomma, ricordo sempre un esempio che leggevo, non so su quale giornale, ma ricordiamoci che poi l'incidenza dei vaccini non è del 100%, può raggiungere fino al 90%, su un campione di 10.000 vaccinati con il 90% di efficacia, inevitabilmente si può arrivare fino a 9, adesso sto facendo un calcolo a memoria perché non ricordo, se è sbagliato casomai mi correggi tu Paolo, ma possono esserci 9-10 persone che comunque sono a rischio Covid, e mettiamo pure che lo prendono il Covid, a quel punto ce ne sono 9 contagiati, e magari una comunicazione sbagliata o interpretata nella maniera sbagliata viene da dire: ecco, vedete, quelli che si sono vaccinati si sono ammalati di Covid. È normale che sia così, però un conto è metterla giù in questo modo, un conto è spiegare che non c'è il 100% ma il 90%, e che su un campione di 10.000 insomma vaccinati è inevitabilmente un numero comunque necessariamente molto più basso di quello che verrebbe fuori davanti a un campione di non vaccinati, sarebbe comunque riferito a gente che insomma il vaccino, le sue due dosi di vaccino l'ha già ricevuto. Paolo, volevo con te affrontare anche un altro tema, che è il tema che hai affrontato in questi giorni sul Messaggero, che riguarda la cosiddetta web tax o global tax, insomma è un argomento di cui si parla da tempo, in particolare anche insomma che riguarda in questo caso il G20, perché è il tuo editoriale insomma che è in prima pagina, il titolo è "Dove portano le proposte dei grandi sulla web tax", sostanzialmente
L'attacco di Paolo è finalmente tassa sulle multinazionali, fu o no i paesi del G20 vorrebbero introdurre al più presto un'imposta sui profitti delle multinazionali, che poi è più o meno l'idea che ha anche Joe Biden, quella di aumentare insomma le tasse, semplificando molto la questione, alle aziende che hanno invece di aver sofferto a causa Covid a livello economico, sono riuscite ad arricchirsi in maniera importante. E la stessa cosa, insomma, riguarda evidentemente il paese i paesi del G20. E allora facciamo il punto anche su questo tema. Paolo, il titolo che abbiamo usato si rifà un po' al tuo attacco. Finalmente tassa sulla multinazionale, sulle multinazionali fu oppure no? Finalmente ci siamo o invece no? No, io sono molto, molto scettico. Come per tante decisioni politiche, si veicola tanto il messaggio semplificato, ma poi il procedimento legislativo è molto lungo e molto impervio. La decisione c'è stata, ma è stata una decisione di principio, cioè né l'OCSE che ha prodotto il documento tecnico che verrà affinato entro il prossimo ottobre, sia il G20 che ha accolto questo documento tecnico e ha dato in qualche modo mandato all'OCSE di strutturarlo meglio, non sono organi politici, rappresentano probabilmente dei punti di vista rilevanti, ci sono dentro i banchieri centrali per esempio, che prendono decisioni politiche, ci sono dentro i ministri delle finanze o i capi di governo o i capi di Stato, forti figure politiche, ma poi tutte queste decisioni fiscali passano dai parlamenti che... In alcuni paesi anche i presidenti, i capi del governo vengono eletti direttamente, ma i ministri no, sono i parlamenti che hanno il posto, come dire, elettorale delle loro decisioni. E l'aumento delle imposte nei parlamenti non passa sempre così facilmente. Quindi è un procedimento decisamente lungo, è un cambio di rotta, probabilmente sì, il cambio della presidenza americana da questo punto di vista ha aiutato, ma come scrivo anche nell'editoriale, non è che abbiamo cominciato a dirlo adesso che vogliamo tassare queste multinazionali, in particolare quelle del web. È già un po' che ci pensiamo, è già un po' anche che ci proviamo, perché qualche paese la web tax l'ha già inserita, ma per esempio l'Italia, che si aspettava un gettito dalla web tax di 700 milioni, ne porta a casa allo scorso 200 di milioni. Quindi adesso siamo ancora nel programma politico, si stabilisce una strada da qui a verificare che davvero questa imposizione ci sarà e che soprattutto poi ci saranno dei meccanismi redistributivi anche equi, cioè che premino tutti i paesi in cui queste multinazionali operano e non solo i paesi più ricchi, e deve ancora passare un po' di acqua sotto i ponti, ecco. Dopodiché, insomma, mi sembra che la decisione sia quella corretta. Mi pare anche che vogliamo dire che ci arriviamo perché è giusto, è equo, eccetera, eccetera, che queste multinazionali paghino di più per ridurre il peso fiscale sulle imprese che hanno sempre pagato di più, sulle persone, sui lavoratori che hanno sempre pagato di più, per dire. Aliquota di cui si parla per le multinazionali è del 15%, quasi sì. Tutti noi paghiamo delle aliquote sul reddito che sono ben più alte del 15%, quindi continueremo a pagare di più delle imprese. A tutti piacerebbe pagare solo il 15% del proprio reddito, no? Secondo me, qui il ragionamento che fanno gli stati a un certo punto è: non è possibile che ci sia così tanta ricchezza che sia solo in mani private, ci dobbiamo in qualche modo appropriare, quindi ci arrivano più per, tra virgolette, per fame e per, come dire, esigenze di equità. Che poi le aziende, insomma, sono quelle che non le abbiamo ancora citate, ma sono sempre loro, esatto. Google, insomma, Facebook, esatto. Amazon, ci riferiamo a queste compagnie che hanno aumentato, insomma, i loro profitti.
soprattutto insomma nel periodo più emergenziale insomma della pandemia. Peraltro Paolo, siamo verso la conclusione della nostra chiacchierata, però volevo aggiungere insomma anche il paragone che fai. Diciamo che è molto attuale di questi tempi, ma insomma, questa tassa sulle multinazionali, scrivi, mi porta un po' la memoria al G8 di Genova, quando proprio 20 anni fa i manifestanti sfilavano per chiedere interventi di questo tipo, anche in realtà per chiedere interventi di questo tipo, insomma, le proteste erano abbastanza, diverse, insomma. E allora ti viene fuori, non so, la tua reazione qual è? Un sorriso amaro, come a dire, niente è cambiato, volendo potremmo anche aggiungere che ci sono gli stessi politici in Italia, eccetera, eccetera. Però il senso del tuo ragionamento è anche questo? È parzialmente questo. In realtà qualcosa è cambiato, cioè una cosa che è cambiata di più in questo ragionamento fiscale sono le multinazionali. Cioè nel 2001, quando si parlava di multinazionali, forse avevamo in mente la Nestlé, no? Queste Sì. ditte che, come dire, su scala globale sfruttavano i lavoratori, eccetera, eccetera. E adesso invece le multinazionali rilevanti sono altri, i profitti sono altrove. Ci sono sempre, come dire, preoccupazioni per quanto riguarda lo stato, la qualità del lavoro in queste aziende, ma non mi sembra proprio la preoccupazione degli stati. In questo senso dico che secondo me questa idea non è parente di quella del 2001, cioè, che poi quella del 2001 non era neanche originale, cioè, da sempre si parla di questa tassa per colpire chi fa profitti a livello internazionale, per capire dove questi profitti devono essere pagati. Il problema è un problema squisitamente di teoria economica. Come si fa con un'impresa che può cambiare facilmente la propria sede a tassarla? O siamo tutti d'accordo, oppure continueranno ad esistere dei paradisi fiscali. A me non sembra ancora che siamo sufficientemente d'accordo per implementare una decisione di questo tipo, che, ribadisco, non mi sembra una decisione che nasce da 20 anni di riflessione sui messaggi del G8 di Genova del 2001, ma mi sembra più che altro una riflessione sul è impossibile che ci siano così tanti profitti nelle mani dei privati e lo Stato, per dire, questa bestia che ha sempre bisogno di mangiare, non se ne mangi neanche un po', ecco. Ok, chiaro, così come anche molto chiaro, e lo spieghi sempre nel tuo editoriale, che come hai detto anche tu adesso, prima insomma si manifestava contro compagnie come la Nestlé, adesso questa web tax è riferito a compagnie che nel 2001 non c'erano però, cioè non esistevano, insomma, vedi Amazon ad esempio, comunque non erano così Le riconosciamo giganti noi. come. Non erano come le conosciamo noi oggi. Esatto, Google esatto. esisteva già, ma non era Non erano questo. gigantesche come lo sono adesso, diciamo così. Paolo Balduzzi, grazie per la chiacchierata, grazie per il tuo intervento e le tue riflessioni, editorialista del Messaggero, docente dell'Università Cattolica di Milano. Buon lavoro e a presto.